Buongiorno ragazzi, allora sono appena stato in edicola, è uscito il terzo numero di Zagor Darkwood Novel, la banda dei Métis. Allora, fondo arancione, questa linea ancora con questa cornice che non dico facile discutere, ma insomma non è male, mi è piaciuta molto. Simbolo di Zagor in mezzo, bella la copertina in questo cimitero. Vediamo un po', allora, quarto numero, 28 agosto, bersaglio umano, ecco un po' di spoiler. Allora, sì, qui sapevamo già che torna Blondie, è una storia raccontata qui all'interno del quarto numero. La costola sempre uguale, beh, insomma, una linea che a me piace. Diamo un'occhiata dentro, occhio agli spoiler, ragazzi. Allora, qui va bene i soliti credits, soggetto sceneggiatura Moreno Burattini, copertina di Rubini, che a me, devo dire, Rubini come copertinista sta piacendo molto. Allora, va bene, qui c'è un po' di spiegazione di Burattini, ancora non l'ho letto ovviamente ragazzi, quindi non so cosa tratta. Ok, gli spoiler, qui cercherò di non farvi vedere gli spoiler, diamo solo un'occhiata un po' ai disegni. Devo dire che secondo me non sono niente male. Allora, aspetta, cerchiamo di non vedere, ecco, senza andare a vedere l'ultima pagina, che sennò si rischia di vedere qualcosa che non si deve vedere. Allora, da qui la Geloxon, qui va bene, ci sarà un po' il resoconto del personaggio che cerca queste informazioni su Zagor. Quarta di copertina, il color che uscirà tra pochi giorni, dal 1º agosto. Vabbè, ragazzi, allora è uscito questo terzo numero di questa serie che sta facendo un po' discutere, pareri un po' contrastanti. Però devo dire che in linea di massima sta piacendo. A me sinceramente piace. Le storie non sono male. I disegni sono ottimi. Io la consiglio perché è una serie che si legge molto volentieri. Va bene, ok. Terzo numero in edicola. Buona giornata a tutti.